paese. C'è qualche circolo che è come se fosse gestito da topi, di nascosto, ripropone sul soffitto le croci celtiche, i simboli della faccia peggiore del fascismo e del nazismo. Noi non saremo indifferenti e quando passeremo da lì sotto, ogni giorno, in maniera pacifica, pronunceremo a voce alta il nome di Giacomo Matteotti, perché noi non abbiamo paura, perché gli antifascisti non hanno avuto paura, non ce l'hanno neanche oggi. Chi ha avuto paura, chi è fuggito, sempre, se non quando aveva le SS alle spalle, che le coprivano le spalle, sono stati fascisti. E non ci volteremo dall'altra parte. Anche oggi, perché è vergognoso che vengano riproposti di nascosto, con la loro paura, che non è la nostra paura, le croci celtiche nella nostra città. Non dovremmo dover parlare di questo, non dovremmo essere costretti a parlare di questo. Dovremmo parlare della pace, di quello che dobbiamo fare per costruire la pace, di quello che non siamo capaci, non siamo all'altezza ancora di fare per costruire la pace. Però questo è il tempo che viviamo e nel tempo che viviamo dobbiamo affrontare anche le sfide, anche quelle che non potrebbero e non dovrebbero esserci. La lotta di liberazione ha preparato la strada, ha scritto la nostra Costituzione. E allora lasciatemi tornare all'Europa, al momento in cui il nostro continente sta vivendo, alla fase